Io vedo l'ora di venire in Puglia perché su Instagram banalmente molti mi scrivono: ma quando vieni? Io ho fatto uscire le date all'inizio. Ma quando vieni in Puglia? Vieni in Puglia, ti amiamo! E quindi non vedevo l'ora. Poi io insomma, ho avuto anche la fortuna di vincere il Festival di Martina Franca qui in Puglia e quindi io sono Certo. legato a doppio nodo con questa regione e sono felice finalmente di essere arrivato. Insieme ai più, no, le foto sono dall'altra parte, quindi non c'è nessuna foto. Vedo l'ora di cominciare stasera, fra poco, tra l'altro, fra poco. Stasera parlerai di tanti argomenti, ma quale di questi argomenti ti sta più a cuore? Beh, allora, stasera proporrò un pezzo un po' nuovo sul Natale. Siccome io sono un bambino traumatizzato da piccolo, da mio nonno che mi ha detto Babbo Natale non esiste, quando mi ha fatto di tutto per farmi credere in Babbo Natale. E quindi voglio portare sul palco questa cosa e poi mi piace sempre insomma parlare all'inizio delle cose che succedono a tutti, le notizie di questo periodo, quindi anche esorcizzare quella parte di quotidianità, di attualità è molto importante per Sei passato da LOL a Zelig a Colorado. Secondo te oggi far ridere, è cambiato rispetto a qualche anno fa, qualche decennio fa, oppure la formula è sempre la stessa? Io credo che cambia sempre i gusti, stesso Zelig, a un certo punto non è più andato in onda, poi è stato ripreso, insomma, molte cose, LOL prima non c'era, forse immaginare un LOL degli anni 80 magari o negli anni 30, muto, non lo so, era complicato e LOL è uscito fuori adesso, quindi le cose cambiano. La cosa che non cambia è che la gente c'ha sempre tanta voglia di ridere. Molti, ecco, molti mi scrivono: ah, c'è bisogno di ridere, soprattutto in questi tempi, però non c'è un tempo in cui non si può, non c'è voglia di ridere, ecco quello. E non c'è voglia in generale di spettacolo dal vivo, insomma, al di là della comicità, poi concerti, teatro, insomma, c'è sempre voglia, insomma. Hai fatto televisione, fai tanto teatro e del cinema, che cosa ne pensi? Sarà una strada Cinema. alternativa? Insomma, sì, mi piacerebbe, è il sogno un po' del bambino quello di fare. La cosa che secondo me per il cinema serve un'idea molto forte e quindi più che sperare di venire preso in qualche film, eccetera, io la cosa che spero è che in qualche modo un giorno mi venga questa idea in cui credo abbastanza da portarla al cinema.